Cari amici, bentornati sul mio canale. Come vedete sto armeggiando con un sedano, perché certamente non vi sfuggirà l'identità di questo notissimo ortaggio. Ecco, dal punto di vista scientifico però, il sedano è correttamente espresso con le parole Apium graveolens e appartiene proprio alla, direi, propria famiglia, la famiglia delle Apiacee, anche se sarebbe corretto definirla famiglia delle umbellifere, che sono tutte quelle piante con fioriture generalmente orizzontali, dal latino umbella, che appunto possiamo tradurre nell'italiano moderno ombrello, dunque piante dalle fioriture più o meno orizzontali. Apium, il nome del sedano, ma la seconda parola, graveolens, è composta da due termini anch'essi antichi, gravis, che possiamo tradurre con pesante, un grave, pensate alla gravità, e la parola olea, qualcosa che in italiano si potrebbe tradurre con odore, profumo, e dunque una pianta dall'odore pesante, dall'odore grave, e forse non a tutti gradito. Certo, il sedano moderno è in realtà una pianta profumata, ma da quanto tempo la adoperiamo in cucina o addirittura in medicina? Perché si tratta di una pianta che ha anche delle proprietà medicinali, medicamentose. Ebbene, devo dirvi che il sedano andò a soppiantare un'altra pianta. Accadde più o meno nel XVI secolo, intorno alla metà del 1500, quando appunto questo ortaggio prenderà il posto di una pianta che invece si adoperava prima in maniera molto molto diffusa, una pianta rustica, selvatica, che ancora oggi possiamo incontrare tranquillamente nel periodo primaverile, quindi adesso. Oggi è il 21 di marzo 2022 e questo è il periodo migliore per raccogliere o osservare più semplicemente nell'habitat dell'olivo, nei terreni che rimangono un po' umidi, sulle curve delle strade, quindi i tornanti, ma anche lungo i fossi e i torrenti. È possibile incontrare, dicevo, la pianta che precedentemente all'uso del sedano si adoperava in cucina, quindi una pianta che sarà senza dubbio alimentare, anche se la pianta in questione ha davvero tantissime proprietà medicinali. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di una pianta che in italiano comune può definirsi corinoli o macerone. Mi riferisco allo Smyrnium olusatrum delle Apiacee. Smyrnium, dal greco smirna, ovvero mirra, per il caratteristico profumo che le sue fruttificazioni, e direi soprattutto i semi, fanno ricordare la preziosa resina. Olusatrum, oleris, in greco ortaggio o erbaggio, se preferite, e la parola atrum, che si riferisce all'oscuro, al nero, al tenebroso, quindi al colore melaninico che hanno appunto i frutti e i semi. Una pianta molto rigogliosa, cresce anche in piccole popolazioni, quindi difficilmente incontrarla da sola, avrà sempre qualche compagno vicino, e questa importante pianta appartiene, dicevo, alla famiglia delle Apiacee. Ha diverse proprietà, proprietà medicamentose, mi riferisco a quelle digestive, quelle colagoghe, ovvero l'attività che hanno alcune particolari presenze chimiche all'interno della linfa di queste piante, che aiutano la secrezione della bile e quindi lo smaltimento di grassi particolarmente pesanti da digerire, da smaltire. Una pianta carminativa, dunque impedisce la formazione dei gas intestinali e laddove si siano verificati ci aiuta la loro espulsione. Quindi una pianta preziosa, già in uso presso gli speziali medievali, si coltivava, pur prendendola dal mondo vegetale, per averla sempre a disposizione. Smyrnium olusatrum, prima del sedano, adoperata in cucina. E allora ancora oggi gli amatori possono raccogliere in un terreno salubre questa importante pianta selvatica. Ne potranno realizzare dei pesti con l'olio extravergine di oliva e in quel caso saranno le foglie a farsi preferire per questa elaborata pietanza profumatissima, che andrà poi ad accompagnare paste, tartine o dove i vostri gusti e preferenze si spingeranno.
ma anche le costole, gli steli, che sono cavi, fatti a piccole rondelle, a piccoli dadini, possono essere consumati in salamoia, che può essere di olio, un agrodolce, di aceto, e da qui probabilmente la parola macerone, ricordate un termine italiano, dunque una pianta macerata in una sorta di salamoia che la renderà uno specialissimo antipasto. E allora, non disprezzate, imparate a conoscere più da vicino questa importante pianta delle ombellifere o apiace, che è lo Smyrnium olusatrum, appunto una pianta che in questo periodo primaverile ci regala freschezza, proprietà medicinali, gusti notevoli che possono trovare luogo anche in ricette antiche, magari ricette ispirate alla cucina italiana, quando questa pianta, che si affaccia su tutto il bacino del Mediterraneo, si usava comunemente, quotidianamente in cucina, per il sapore, per il profumo e anche, già note, le sue ottime proprietà, proprietà medicamentose. Grazie e a presto.